Per fare questo viaggio diamo il buongiorno e il ben trovato a Costantino buongiorno. Dorazio, critico d'arte. Costantino diceva Giacomo, un viaggio bellissimo da fare eh, nell'arte di un artista straordinario, Antonio Ligabue. Ne parliamo anche perché tra poco vi porteremo all'interno di una mostra dedicata proprio ad Antonio Ligabue, l'ora Senza. Facciamo prima un piccolo cappello introduttivo per certo. spiegare chi è e poi andiamo a vedere degli animali bellissimi che ci portano all'interno della pittura di Ligabue. Oggi noi definiamo Antonio Ligabue un artista outsider. <ride> mm? Outsider significa letteralmente che era fuori da tutto sostanzialmente, quindi fuori dal mercato, fuori da qualsiasi tipo di accademia, da qualsiasi tipo di stile. Per tanti anni in realtà questo personaggio eh, è stato considerato in realtà un reietto, cioè un, un uomo fuori dalla società. Però è importante capire come nella sua vita l'arte sia stata un, un motivo di riscatto. Cioè è un, un uomo, lui è nato in, in Svizzera, 1899, uh, e, e, e cioè è stato poi... Spesso tra la Svizzera e l'Italia ha avuto una infanzia e un'adolescenza molto molto complicati, finché sostanzialmente a vent'anni non si va a trasferire in Emilia e lì sostanzialmente trova un suo mondo nei boschi. Quindi vive a contatto con la natura, a contatto con gli animali, e solo a vent'anni capisce che non avendo la possibilità di fare nulla sostanzialmente perché non ha nessun tipo di competenza, non ha imparato assolutamente nulla, la pittura può diventare il suo strumento per salvarsi la vita. C'è qualcuno che addirittura lo definisce il San Francesco dell'arte proprio per questo rapporto con gli animali. Andiamo in pubblicità e ci prepariamo con i quadri di Antonio Ligabue. Per tutti era solo un matto, Tony Almatta addirittura era il suo soprannome, ma divenne uno dei più importanti artisti ed esponenti della pittura naif internazionale. Stiamo parlando di Antonio Ligabuone, stiamo parlando con Costantino Dorazio, eh, critico eh, di cui stiamo raccontando un po' la vita. Abbiamo sì. detto una infanzia turbolenta: nasce in Svizzera, fine 800, inizio 900, quindi già a cavallo tra due secoli, e questo porta a delle complicazioni. Ma ci siamo lasciati prima della pubblicità, e adesso andremo anche a vedere le opere d'arte, ad un suo rapporto particolare con la natura. Dicevo, qualcuno lo definisce addirittura il San Francesco dell'arte, perché dagli animali che poi ritrae cerca di trarre quella forza. In realtà, il confronto con San Francesco è ancora più forte perché lui parlava con gli animali. Cioè, ci sono... La cosa molto bella della sua vita è che Antonio Legabui viene salvato. Dagli artisti. Il primo ad accorgersi del suo talento eh, è, è Mazzacurati, Renato è, è Marino Mazzacurati, che era uno scultore, un artista, un critico, che era più giovane di lui, eh, di circa sette anni, ed è lui che gli dice: Guarda, tu devi dipingere perché con la pittura puoi dare il meglio di te. Cosa dipingeva? Quegli animali con cui parlava. Ripetendo gli stessi versi, pare che lui appunto intanto facendo queste gesti assolutamente inconsulti <ride> riusciva a chiamarle intorno a sé, ma poi dipingeva animali come possiamo vedere adesso che erano assolutamente esotici, animali che forse lui non aveva mai visto, questo leopardo dove l'ha visto? Beh l'ha visto nei libri. Uh, la, la pittura uh, esotica, quella di, di Rousseau dell'Ottocento, in realtà eh, era molto in voga ancora all'epoca, stiamo parlando degli anni 40, quando lui comincia insomma, a dipingere, poi negli anni 50, però la cosa incredibile è che questi suoi animali sono estremamente vitali, sono animali aggressivi, animali che si rivolgono a chi li sta osservando e in questo quadro in particolare lo, vede, lo si vede bene sotto la tigre. L'animale, il felino, ma in questo caso appunto è un leopardo, molto vitale, è però paragonato ad uno scheletro che ride lì sotto. Allora, questo paragone, l'animale vivacissimo e lo scheletro che ride ironico a terra, ci fa capire che in realtà Ligabue non era assolutamente matto. Cioè, era in realtà un uomo sicuramente tormentato, ma che sapeva far convivere l'estrema vitalità della natura con quello che poi può essere il destino di ogni essere vivente, ma. Con la l'ironia, la felicità, la follia di apprezzare di abbracciare la, la, la fine della vita. Vi ho portato un altro quadro, molto famoso. Sono tra l'altro quadri di cui pensa, eh, non si sa l'anno preciso in cui sono stati realizzati. Si datano no. intorno al 1950, 55. Sì, però lui non ha datato nulla, non ha quasi firmato nulla. Cioè È, è un altro di questi artisti che ancora deve essere studiato tantissimo. Allora, guarda questa volpe: questa volpe ha appena rubato, è un classico, una gallina, <ride> uh, un, un volatile, un gallo, insomma, sembra uh, molto. però. Anche qui l'idea è che noi ci troviamo di fronte ad un momento di natura che lui sicuramente ha visto nelle campagne, tra l'altro vedi come poi rappresenta dietro di sé un paese. Ma sì, ci torniamo perché è un paese molto semplice e basilare, cioè quelle casette sono rappresentate come nel disegno di un bambino di fatto. La complessità di Ligabue è proprio nella semplicità del suo tratto, anche di questi colori così puri. È un artista che in realtà nel momento in cui lo si guarda sembra, lo definivo naif, quindi semplice, ma in realtà è molto complesso se lo si va a guardare uh, nel, nel dettaglio. Quel paesino che vedi lì dietro, in realtà è un paesino che non è uh, emiliano, ma è un paesino che potrebbe sembrare svizzero, sì. quindi anche la sua infanzia ritorna continuamente in queste scene di estrema vitalità. Era un uomo immerso nella natura, lontano da tutti, ma di questa natura si nutriva e la poi, perdonatemi il termine, la rivomitava letteralmente <ride> con grandissima energia in questi quadri così forti. All'epoca non erano apprezzati, eh? cioè, non aveva mercato, ha eh, dovuto aspettare fino agli anni 60, lui, se non sbaglio, è morto nel 65 e pochissimi anni ha potuto godere di un certo riconoscimento. Che poi in realtà è quello che dicevamo prima durante la pubblicità, Costantino, quando un artista non viene apprezzato durante la sua vita, probabilmente ha uno sguardo al futuro che le generazioni future capiranno come in questo caso, come sta succedendo adesso con Ligabue. Beh, ora finalmente a lui si dedicano mostre, eh, ce n'è una in corso a Modena proprio in questi giorni e soprattutto siamo pronti, ecco questa è una cosa molto importante, siamo pronti ad accettare che... La follia, l'instabilità eh, psichica non è un pericolo per la società, ma anzi può nascondere una creatività irrefrenabile, come nel caso di Ligabue. Ci hai parlato della mostra, la mostra si trova a Modena e ci portano Fabrizio Romagnoli come guida, ma il servizio è realizzato da Romolo Napolitano e Valeria Castrucci. Partiamo tutti insieme. provava per loro un amore fortissimo e su tutti esercitava uno straordinario potere. Bastava che facesse degli strani gesti con le mani e le braccia ed emettesse con la bocca un leggero sibilo perché tutti gli animali, come impazziti, gli corressero intorno. Sono parole di Marino Mazzacurati su Antonio Ligabue, un artista unico, controverso, che ha avuto una vita difficile ma ha lasciato opere che ancora ci interrogano. A Modena, la mostra allora, senza ombra, a cura di Sandro Parmigiani, racconta Ligabue eh, come un artista tragico. Sandro. Ligabue arriva a Gualtieri. Un piccolo paesino della Bassa non conosce una parola di italiano certo. e eh, tutti lo guardano come strano. Lo chiamano il, mat, il matto. Che cosa ritroviamo nella sua pittura di tutto questo? Ritroviamo il senso, diciamo, di una solitudine e di un'emarginazione. E si vedono anche queste sofferenze, queste difficoltà eh, nei quadri degli animali feroci. Ritroviamo il paese in cui lui è stato catapultato nel 1919 con quella che possiamo definire la sua patria perduta, e cioè la Svizzera, quasi che volesse restituirci l'idea che i due pezzi della sua vita, quello dell'infanzia e dell'adolescenza e quello dell'età matura, non potevano essere disgiunti, ma potevano trovare, almeno nei suoi quadri, un momento di fusione. L'autoritratto, gli autoritratti sono l'altro soggetto preferito da Ligabue, perché c'era un motivo specifico, si rappresentava com'era, non si abbelliva con il gozzo che aveva, con il naso grosso che aveva, con qualche ferita che si infliggeva sul naso o sulla tempia perché vuole dire sostanzialmente due cose. Prima sono capace di dipingere, tanto che so rappresentare me stesso, e nello stesso tempo desiderio di, di essere accettato per quello che è. È vero che per ispirarsi quando dipingeva gli animali si atteggiava come loro e a volte emetteva dei versi di fronte ad uno specchio? L'Igaboe aveva un rapporto straordinario con gli animali. Lui batteva le mani e gli animali accorrevano. Una scena, se vogliamo, quasi biblica, e sentiva il bisogno quasi sciamanico di immedesimarsi, di farsi leone, di farsi leopardo. A me faranno un film quando sarò morto. A me faranno una grande mostra. A me faranno un monumento. Perché me sono un grande artista, avete capito? con quest'ultimo pezzo del servizio che hanno realizzato che in questo momento ha recitato Fabrizio Romagnoli tra l'altro vi ricordo per chi volesse che la mostra è fino al 5 febbraio del prossimo anno presso la Galleria B Banca a Modena per chi volesse entrare proprio nel mondo di eh, Antonio Ligabue con l'ultimo estratto del, del servizio entriamo proprio nel mondo di Ligabue lui che si immagina il suo futuro e questo ci porta alla seconda parte diciamo delle immagini ritratte da Riga Bue e siamo sugli autoritratti sì. ne realizza una quantità enorme 150 circa e se ci pensi Antonella è qualcosa che lo avvicina molto ad un altro grande artista che alla sua epoca era stato considerato una sorta di outsider che certo. è Van Gogh Ora, non voglio fare paragoni perché sono epoche diverse, storie molto diverse, anche come dire riflessioni molto diverse, però l'idea che immaginiamoci entrambi questi artisti che in fondo nella loro vita sono costretti a vivere da soli, sono isolati, allora è abbastanza tipico che quando questo accade l'artista decida di lavorare su se stesso. Cosa poteva dipingere il Ligabue? Poteva altri dipingere soggetti, diciamo. nature morte, ma non avendo altre persone da dipingere, si specchia e si autoritrae. Allora, la cosa però molto interessante per noi, che poi lo andiamo a studiare, è capire a cosa associa il suo volto, che tra l'altro è un volto molto intenso, come no? si può vedere molto bene. Ecco, è, è tipico che il Ligabue si accompagni con degli insetti. Per esempio, una mosca. Qui ce c'è una, una sulla fronte in altre versioni ne ha più di una che si collocano sul volto. Allora, le mosche che lo vanno in qualche modo ad incontrare, che si poggiano su di lui, sono in realtà elementi molto particolari, perché da una parte l'idea è che la mosca si, vada, si poggia sui rifiuti, no? quindi è come se fosse un autoritratto anche della sua situazione sociale. In realtà io sono abbandonato da tutti come un rifiuto e la mosca si, si appoggia su di me, però la mosca... È anche un elemento che non lo infastidisce, lui non la scaccia, quindi è come se si sentisse in qualche modo accolto da questo insetto. Ma c'è un altro ritratto che vi ho portato che invece lo vede accompagnato da un altro insetto. Non so se le farfalle possono essere degli insetti, <ride> non so come. Sicuramente eh, più grazioso. Eh, esatto. Eh, in questo caso la farfalla invece è un segno di leggerezza. Di bellezza, di anche. e lui stesso uh, ha un'espressione in questo ritratto completamente diversa. Sì, più, più serena, come puoi vedere, che con gli occhi uh, più grandi. sembra meno arrabbiato con il mondo. Allora la natura penetra dentro di lui e è lo strumento attraverso il quale comunica con l'esterno. Uh, ogni minimo dettaglio ci dice qualcosa, in questo caso appunto, della sua in realtà leggerezza d'animo. Era un uomo tormentato, ma allo stesso tempo era un uomo che. Allora, aveva moltissimo da dire e da raccontare. Però poi, negli anni 50. Ti interrompo sì. prima di arrivare a quest'altro autoritratto, sì. eh, immagino a cui stai facendo riferimento. Esatto, ero già partito. <ride> no, però mi faceva piacere ritornare a un punto che hai trattato prima, ovvero con Ligabue, e lo stesso più o meno vale per, hai citato Van Gogh. Cominciamo ad apprezzare la follia in qualche modo, cominciamo a renderci conto che la follia nell'arte può essere un ancora di salvezza da una parte e soprattutto un modo per esprimere quel mondo interiore tanto tormentato, tanto eh, diciamo costellato di cose diverse che per la società comune di fatto sembra strano, suona strano. Apprezzarlo anche oggi, anche nella nostra società, ha un valore importante. Io dico sempre che eh, i, i, gli artisti che hanno avuto nella loro vita un percorso psichico molto tormentato, non bisogna come dire pensare che grazie al loro tormento abbiamo realizzato questi dipinti. Uh, nel caso di Van Gogh, come nel caso di Gabue quando sono in un periodo di difficoltà non dipingono, cioè non, non, non dipingono sotto l'effetto del loro tormento. Certo, però il tormento li porta a leggere la realtà in un modo diverso da noi. E in fondo l'arte che cos'è se non uno strumento per farci trasportare in un'altra dimensione. Allora è interessante che questo accada in artisti che effettivamente questa diversa dimensione la vivevano personalmente, interiormente. Nel caso di Gabu siamo di fronte a una persona fragile che però con l'arte la, ha riuscito a costruire un mondo fortissimo, intensissimo. Anche se vuoi un po'... come ehm, si può dire? Eh, ingenuo da un naif, certo punto di vista Naif che poi è il termine che gli sì, viene attribuito anche se oggi non lo chiamiamo più Naif assolutamente perché gli artisti Naif erano come dire volontariamente semplici nel suo caso la semplicità è il desiderio di essere estremamente diretto, anche perché diciamo la verità, non aveva mai studiato la pittura, non aveva mai fatto attività di studio, di accademia, era un improvvisatore quasi e per questo quindi è ancora più curioso nei risultati del suo lavoro. Per chi guarda l'arte senza guardare ecco, i cartellini delle date, delle sì, cose, vedere eh, queste immagini sembra di tornare indietro nel tempo, eppure siamo agli anni 50, l'abbiamo detto, non hanno una datazione certa, ma siamo intorno agli anni 50 e questo ci porta... Al prossimo ritratto di cui volevi parlarci dovrebbe essere intorno al 1953 e viene introdotta in un contesto totalmente di natura una motocicletta e lui stesso che dipinge la natura di cui ci parlavi. Un po' la sintesi di quella che è tutta l'arte di Ligabue. Sai perché sappiamo che più o meno sia datato 52-53? Perché nel 52 lui acquista, diciamo probabilmente attraverso uno scambio tra quadri e prodotto, quella motocicletta. E l'acquisto di una motocicletta per l'Igabue è come dire, quasi un punto d'arrivo nella sua vita, no? uh, l'indipendenza di poter circolare, di non essere dipendente dagli amici che lo portavano in giro. Uh, e, e questa motocicletta è presentissima all'interno di tutto un, un lungo ciclo di autoritratti. Quindi è in qualche modo, come dicevi tu, la sintesi di quello che è arrivato, diciamo, del suo... Uh, uh, punto di arrivo e un po' anche di tutto quello che ha cercato ad un certo punto di, di raggiungere. Dipinge la natura, in questo caso come vedete un cane, ma vicino a sé ha un piccolo trofeo. Aver acquistato la motocicletta, forse anche un'automobile, per lui significava aver raggiunto quel riconoscimento che ad un certo punto della sua vita ha cercato. Cioè, se la pittura all'inizio era una sorta di balsamo, no? Di tutte le sue sofferenze, a un certo punto diventa, come diceva anche no, il vostro Fabrizio attore alla fine del servizio, diventa anche il, come dire, il tentativo di entrare in contatto con quella società che per paura lo aveva sempre allontanato. Nei primi anni 60 riesce a realizzare delle mostre, a Roma in particolare, e quindi la critica ufficiale. Comincia a interessarsi di lui, ma il destino purtroppo è contrario. E quindi, in fondo, esattamente come è successo a Van Gogh, il suo successo, il suo riconoscimento, anche l'interesse per quello che ha rappresentato la sua pittura è arrivato molto dopo. Ne continuano a parlare oggi, ma in realtà per quasi recuperare qualcosa che non gli è stato dato mentre era vivo. Noi ti ringraziamo perché ci hai dato questa possibilità di recuperarlo e soprattutto quel pizzico di follia che ognuno di noi dovrebbe avere per credere che i propri sogni si possano realizzare grazie a costantino dorazio chiudo dicendo una cosa assolutamente l'igabue è anche la dimostrazione che chiunque può diventare artista <ride> se ha qualcosa da dire anche se tecnicamente ritiene di non saper prendere un pennello in mano quindi bambini e bambini a cui piace disegnare se ci credete anche voi potrete rivedere anche ad ultima eh, su questo poi ti faccio vedere i miei disegni e ne riparliamo. Chissà, Grazie mille anno. a Costantino Dorazio, critico d'arte per essere stato con noi e averci fatto fare questo bellissimo viaggio. Ci rivediamo presto nel